Buonasera a tutti, questa nuova puntata di Spazio Certi Diritti vede protagonista e sono veramente contento di averla qui in trasmissione Giuseppina Ladelfa, che è presidente dell'associazione Famiglie Arcobaleno. Giuseppina, vogliamo spiegare ai nostri amici che ci ascoltano per l'appunto di cosa si occupa l'associazione? Sì, certo, buonasera a tutti. Allora, l'associazione è un'associazione che raggruppa dei genitori omosessuali o delle persone omosessuali o anche transessuali che hanno dei figli o li vogliono. Perfetto. Dunque, la nostra associazione ha come scopo essenziale quello di crescere come persone su questo argomento della genitorialità omosessuale e anche aiutare a essere di supporto a chi ha dei figli o li vorrebbe, dunque aiutarli concretamente a rispondere alle domande semplici come dove possiamo andare, come possiamo fare e poi domande più complesse come vivere in questa società omofoba con dei bambini. Certo. I bambini cresceranno bene, avranno dei problemi. Cioè, come conciliare questo nostro desiderio di diventare genitori, di metterci alla prova anche noi come genitori, e poi la vita sociale e la paura del confronto con l'altro. Ecco, e dunque cerchiamo di ragionare e di crescere insieme ponendo queste domande e tentando di risponderci. Ti capita mai che ti domandino appunto se i figli che crescono in una famiglia, in una coppia omosessuale, diventino anche loro omosessuali? Capita sempre meno, devo dire, però capita che qualcuno pone questa domanda e noi cerchiamo di spiegare che la domanda in qualche modo non ha molto senso, perché se l'omosessualità non è un problema, come sembra non lo sia per la maggior parte degli italiani, a proposito, ieri sono proprio usciti i risultati di una ricerca Istat molto importante, non so se l'avete vista, in cui l'80% degli italiani interrogati, che sono rappresentativi della popolazione italiana, dunque dichiara che l'omosessualità non è una malattia, pensa che non è una malattia, pensa che non è un danno per la famiglia, e dunque queste informazioni sono molto rassicuranti. Però nello stesso tempo, 25% soltanto è favorevole alle adozioni per le coppie omosessuali. E dunque qui sembra che ci sia come un contrasto, perché se non è una malattia, se non è un pericolo, non vi vogliamo affidare però i nostri figli o i figli, i bambini. Dimenticando comunque un dato importante, che le lesbiche, i gay e le persone transessuali hanno dei figli che hanno messo al mondo loro, che hanno concepito e che crescono qui. Dunque il problema dell'adozione è un problema, come dire, secondario in questo momento per noi Certo. delle famiglie Arcobaleno, perché l'adozione è un tema molto delicato, è un tema sul quale bisogna riflettere tutti insieme, cercare di aiutare questi bambini che non hanno un genitore, non è una cosa facile, è dunque un tema veramente ampio. Invece quello che per quanto ci riguarda è più urgente, più importante, proprio tutelare i figli che già sono qui, sono nati, vivono in Italia e hanno indubbiamente genitori omosessuali. Dunque Sono più la di domanda, 100.000, mi pare, vero? che mi sono un po' persa. No, 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 non Dunque, ti sei assolutamente persa, è molto interessante il discorso che stai facendo. Poi comunque è attinente alle tematiche dell'associazione, che era la prima domanda che appunto ti ho fatto. E, tra l'altro ti stavo volevo appunto dire dicendo. sulla questione di quando ci chiedono non temete che i vostri figli diventino omosessuali? A questo punto rispondo, beh, assolutamente no. Se lo diventassero per noi genitori omosessuali non sarebbe certo un problema, perché sappiamo che l'essere omosessuali, come dire, non ti toglie niente al tuo essere persona. Il principale problema è il confronto con l'altro, ma noi siamo appunto per questo, qui per questo, per crescere come società globale, per accogliere la differenza e a vederla come un vantaggio per la società tutta. E dunque, diciamo che noi sappiamo che statisticamente che circa il 10% dei nostri figli sarà omosessuale, esattamente come è la proporzione nella società in generale. Dunque non c'è più pericoli, tra virgolette, che lo diventino,
se anche lo diventassero al 100%, a noi non ci fa niente, insomma. No, certo, ma penso che sia comunque una cosa anche normale. Poi io riflettevo anche sul fatto che comunque le persone omosessuali nascono da genitori eterosessuali, quindi comunque non, che si dica magari che l'omosessualità, cioè due persone omosessuali possano allevare dei figli, eccetera, eccetera, mi sembra anche un discorso abbastanza inutile perché poi alla fin fine io credo che crescano se c'è l'amore, che è la prima cosa fondamentale di una coppia, Sì, o no? sono bene se c'è l'amore, l'attenzione, un minimo di preparazione. Non tutte le coppie eterosessuali hanno la preparazione, io penso. Non che noi siamo migliori genitori, assolutamente no, però diciamo che abbiamo un vantaggio e che avendo paura di fare male, ci prepariamo tanto per cercare di fare il meglio possibile. E dunque questo alla fine dovrebbe dare un piccolo vantaggio a questi ragazzini, insomma, perché credo che siamo genitori attenti per la paura, appunto, e lo sappiamo bene che la gente ci guarda e si osserva e in qualche modo ci aspetta al varco e dunque noi cerchiamo veramente di. E poi un'altra cosa è che i nostri figli, ognuno di loro è una specie di piccolo miracolo, tra virgolette, perché sono stati tanti voluti, desiderati, ci abbiamo pensato tanti prima di metterli al mondo. E dunque ognuno di loro è veramente una specie di Mozart per noi, ovviamente. E Questa è dunque. bella definizione, bella definizione. Io ho visto spesso dei video su che voi avete comunque come famiglia Arcobaleno avete girato, sono bellissimi, soprattutto quando date la voce proprio ai bambini, perché comunque sono bambini normalissimi che sono contenti di avere due genitori, perché poi alla fine la parola genitori credo che conti senza distinzione di sesso o non lo so, mamma, papà. Loro non lo notano, vero? Poi tu hai dei figli, quindi ci puoi parlare in prima persona di com'è la loro reazione, di quello che provano. Quello che provano, Dio, loro, quello che vogliono come tutti i bambini del mondo è che i loro genitori stiano sempre insieme, che si vogliano bene e che non si lascino mai e che affrontino la vita sempre insieme con amore. È quello che vogliono, niente di più e niente di meno, come tutti, credo, i bambini del mondo, che sono legati alla loro famiglia perché quella è, quello hanno avuto e non ne avranno mai un'altra. E come tutti noi siamo legati alle nostre radici, alle nostre storie, alle relazioni che abbiamo costruito con i nostri genitori, e per noi siamo i loro genitori e siamo perciò importanti. E credo che la cosa più importante in assoluto per loro, ce lo ripetono, ce lo dicono come tutti i bambini, è voglio che stiamo sempre insieme. Questa è la loro preoccupazione. Quando sentono di qualcuno che si separa, che divorzia, hanno paura, dico speriamo che non capiti a noi, anche se sanno che a volte è meglio un divorzio che una famiglia che non si ama e si distrugga, ovviamente. Però quello che voglio dire è che davvero per loro la preoccupazione maggiore non è avere due mamme, una mamma e un papà, ma avere queste persone adulte che si prendano cura di loro e stanno vicino a loro e sanno che possono contare su di noi in ogni circostanza. Certo, avete mai avuto come famiglia Arcobaleno situazioni magari anche, perché se ne parla spesso in televisione, di casi in cui, non so, un genitore andasse ad accompagnare il bambino all'asilo, a scuola e magari non venisse discriminato perché, non so, lo riconoscono non come un familiare ma come un estraneo, ecco, da qui l'esigenza di una legge. Sì, allora devo dire la verità è che non so se si sa, almeno la nostra politica come associazione è quella di agire sempre nella trasparenza. E dunque il nostro grosso lavoro, il lavoro importante che facciamo come genitori, come associazione, è quello dell'essere visibile, appunto per aiutare i nostri figli e non fare che siano loro a dover raccontare le loro storie, ma che il tessuto sociale che li accoglie sappia già qual è la configurazione familiare dove vivono. Non facciamo un lavoro culturale, io penso, importante con la nostra visibilità. E questo aiuta le maestre, i pediatri, tutte le persone con le quali siamo in contatto tutti i giorni a capire le nostre famiglie, ad accoglierle, dunque ad accogliere i nostri figli. Devo essere sincera, non mi risultano episodi di omofobia.
di bambini rifiutati, eccetera. I problemi che possono avere i nostri ragazzini sono nel confronto con i pari, cioè con gli altri ragazzini, che magari non capiscono come mai è possibile, soprattutto quando hanno dei genitori magari un po' chiusi, che fanno fatica ad accogliere queste nuove famiglie. Dunque a casa sentono dei discorsi tipo: ma non è possibile, non è vero che Lisa ha due mamme, è una mamma, l'altra è solo la compagna, ecco, la chiama mamma ma non è la mamma è una sola, queste cose qua. Lisa non ha bisogno che gli dicano chi è sua madre, lo sa perfettamente, cioè sa perfettamente che ha due madri e sa perfettamente che non è necessario crescere nella pancia di una perché sia più madre dell'altra, cioè io non mi sento più madre della mia compagna perché ho partorito mia figlia e non mi sentirò più madre di mio figlio che sta per nascere e che sta nella pancia della mia compagna. E i nostri bambini lo sanno questo, non hanno bisogno, però diciamo che sono sempre a discutere, a rimettere i puntini sulle i e spiegare ai loro amichetti che loro la possono pensare come vogliono, dei fatti indiscutibili per loro e che hanno due mamme o due papà. Quindi sono due bambini intelligenti che comunque hanno capito che contano di più quello che loro pensano e sentono che non quello che pensano e sentono gli altri, sì, alla fine. Cioè non si fanno influenzare troppo. Una grande opportunità che hanno i nostri ragazzi, penso, lo dico sinceramente con molta contentezza, è che non danno nulla per scontato, contrariamente a tanti altre persone, che siccome il pollo si è sempre fatto nella pentola col coperchio, se uno lo fa senza coperchio viene male. I nostri ragazzi sanno benissimo che per mangiare qualcosa di nuovo, se si fa in un altro modo, va bene lo stesso. Ecco, quello che voglio dire con una metafora. Un bellissimo esempio, effettivamente non ci avevamo mai pensato sotto questo punto di vista. Giuseppina, una domanda. Tu come ti poni, sì, invece per quanto riguarda la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso? Tu allora, personalmente come associazione penso, pensiamo che le persone omosessuali devono avere pari diritti, pari doveri, pari tutele. Dunque siamo assolutamente per il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, civile ovviamente, perché per quanto mi riguarda la religione è un fatto del tutto personale che non deve entrare negli affari dello Stato e nelle leggi e nel Parlamento. Io penso che la religione è un fatto spirituale, intimo, tra la persona e un Dio, una dea eventuale, e non c'entrano i deputati in questo affare. Invece il matrimonio civile è indiscutibilmente qualcosa che va promosso a tutti i costi, se non altro per marcare e dire con coerenza che non ci può essere lotta contro l'omofobia, lotta contro la discriminazione, finché non ci sarà riconosciuto la pari cittadinanza. E dunque, anche se magari non mi sposerò, non lo so, ma io voglio che avere la scelta, voglio poter scegliere. Certo. Comunque mi sposerò, c'è il primo. Ah, sì? Tu sei ottimista. Mi sposerò perché rende la vita quotidiana più semplice, soprattutto quando hai una certa età e devi cominciare a pensare a tutelare i tuoi beni e come devi fare per lasciare i tuoi beni ai tuoi figli, eccetera. O alla tua compagna, tutelarla, dunque queste sono molto, il matrimonio ti sistema tutte queste cose con un semplice sì e una firma su un pezzo di carta. Ma poi alla fine il matrimonio serve più che altro per questo, io credo, cioè serve per estendere dei diritti che comunque già sono presenti per le persone eterosessuali, non vedo perché essendo coppia due persone omosessuali non possano aver riconosciuti dei diritti che comunque per legge dovrebbero essere. Poi in altri paesi della comunità economica europea ci sono, facciamo parte, infatti, dell'Europa, non vedo il motivo. Tu non sei italiana, vero? Io sono italo-francese, sono figlia di siciliani, nata in Francia e vivo qui da 22 anni, dunque mi sento veramente franco-italiana o italo-francese come vuoi. Il panorama francese a livello di diritti civili? Ah, allora il panorama francese, tu sai ovviamente che François Hollande è appena stato eletto nuovo presidente, sì, della Repubblica. E per noi comunità LGBT è un grande avvenimento poiché ha promesso durante la campagna il matrimonio per le persone omosessuali e anche l'adozione.
E dunque quello che è stato molto bello come segnale è che non appena è stato eletto ha riconfermato 2 giorni dopo questa sua promessa elettorale, che non rimarrà una promessa, ma verrà subito in autunno avviato il processo perché a primavera possa esistere questa legge. Dunque per noi francesi, io sono anche cittadina francese, anche la mia compagna, dunque ci sposeremo, ecco. In ecco, Francia, quindi avrei voluto sposarmi in Italia visto che vivo qui, però non ci lamentiamo, sarà già un primo passo importante. È molto importante, cioè, e poi comunque credo che chissà, un domani ci sarà la possibilità di trascrivere il matrimonio anche in Italia, sarete doppiamente felici. Sì, sicuramente faremo quello, lo faremo, chiederemo la trascrizione, chiederemo che venga applicato la non discriminazione dei cittadini europei e del movimento della libera circolazione dei cittadini europei, perché attualmente un cittadino sposato in Spagna, per esempio, o in Belgio, o in Inghilterra, in Germania, in Olanda, in Danimarca, e fra poco in Svizzera, non può, appena passa il confine, perde il coniuge. Non è nessuno. Non è Diceva qualcuno, nessuno. sono fantasmi, diceva qualcuno, cioè sono delle coppie Esatto. fantasma, Esatto. come anche i figli. Poi tra l'altro ti dicevo prima, io leggevo che appunto i figli da coppie omosessuali o comunque che fanno parte di relazioni stabili omosessuali sono più di 100.000 in Italia, quindi secondo me andrebbero tutelate, cioè almeno i bambini, andrebbero tutelati proprio i bambini. Certo, questi bambini, questi 100.000 bambini li abbiamo, come dire, ricavati, abbiamo ricavato questo numero da uno studio del 2005, Modidi, dove è apparso che il 20% delle persone omosessuali che hanno più di 40 anni hanno almeno un figlio. Lo facendo un po' due o tre operazioni di matematica risulta che in effetti ci sono in Italia almeno 100.000 bambini che hanno un genitore omosessuale, non per forza due, perché molti di questi bambini, e questa è una fetta importante dei figli dei gay, delle lesbiche e anche del trans, una popolazione importante, questi ragazzini, insomma, sono stati concepiti molto spesso all'interno di un matrimonio, di una relazione eterosessuale, e poi in un secondo tempo sono stati cresciuti da un genitore gay o di una mamma lesbica o un genitore transessuale. Sono la stragrande maggioranza oggi in Italia. Queste persone hanno un papà e una mamma, legittimi ovviamente, però soffrono di altri tipi di discriminazione, come a volte nelle cause di separazione si tende a premere sul padre gay o sulla mamma lesbica o sul padre o sulla mamma trans per in qualche modo allontanare i figli da queste figure. Sono state fino a poco anni fa reputati un danno, insomma, per lo sviluppo del bambino. Per fortuna i tribunali hanno cambiato atteggiamento grazie al lavoro di psicologi preparati, e adesso nessuno si sognerebbe di allontanare un figlio da un padre perché è gay o da una madre perché è lesbica. Però rimane ancora la paura di tante persone gay o lesbiche. E non parlano ai figli, cercano di mantenere un rapporto discreto con i compagni o le compagne in modo da non dare nell'occhio e essere più discreto possibile, perché temono il giudizio dell'altro, temono il giudice, eccetera. È un peccato perché dobbiamo dire oggi che non c'è questo pericolo. Un padre gay e una mamma lesbica non viene allontanata per l'omosessualità, non è una causa giustificata, cioè non è assolutamente presa in considerazione. Dunque abbiate Grazie. fiducia, dichiaratevi, non rinunciate alla vostra paternità, alla vostra maternità per paura del ricatto che non esiste, non si basa su nulla e nessuno può applicare questo ricatto. Ormai abbiamo delle squadre di avvocati preparatissimi, squadre di periti, esperti psicologi sulla questione, che sanno il loro mestiere, e dunque dovete andare in fiducia a testa alta e non rinunciare ai vostri diritti genitoriali per paura del ricatto. Questa è una parte Voi delle persone, delle lo fate come discriminazioni. associazione assistenza, vero? Cioè fate anche, Molto cioè indirizzate almeno.
Noi indichiamo le persone preparate che sappiamo, che sanno il loro fatto e sanno come gestire le situazioni. Non diamo purtroppo un'assistenza economica perché siamo un'associazione che funziona solo con le tessere, non abbiamo dei fondi, però sappiamo indicare i legali, i psicologi che sanno il proprio mestiere e che sono esperti in questo campo. In Dunque si può questo caso, affrontare separazione sereni. certo. In questo caso, quanto la politica può sostenere le associazioni per appunto dare una mano alle uniche che forse riescono a cambiare dal basso la società? Perché le associazioni come la vostra riescono a scardinare dei principi che sono duri invece a morire, come quello della discriminazione, che la politica magari non riesce poi tanto a cambiare. Ma sì, per fortuna la politica è assediata oggigiorno, veramente si sente come assediata da tutte le parti. Come dicevi prima, c'è l'Europa che preme perché venga applicato il diritto e tutte le indicazioni europee sulla libera circolazione dei cittadini, sulla non discriminazione, eccetera, eccetera. E poi ci sono i tribunali che assediano anche la politica perché i tribunali ormai ci danno ragione su ogni Ah beh. cosa. C'è stata la causa di Latina poco fa che diceva che le coppie omosessuali avevano diritto a una vita familiare e che non potevano essere discriminati. Dunque, la politica, poi c'è questo adesso, questo lavoro degli Stati molto importante che indica chiaramente che quasi la metà degli italiani è favorevole al matrimonio civile per le coppie gay. Dunque non può la politica continuare a far finta di non sentire, di non vedere. Dunque io penso che il vento cambierà con l'elezione di Hollande, le dichiarazioni di Obama sul matrimonio gay, c'è veramente una pressione terribile, culturale, politica sull'Italia e dunque devono un po' smettere di baciare, di fare i Le toghe baciapiedi, si dice? vaticane? Sì, di baciare il deleterio al Vaticano, posso dire così? È vero, si può E dire, si può dire. si può dire? Bene. Lo possiamo dire. E fare veramente i politici, cioè ascoltare la società, ascoltare i cittadini e applicare a tutti stessi diritti, stesse Diritti. tutele e stessi doveri. Perché quello che non si dice spesso è che gli omosessuali non hanno nessuno sconto quando si tratta di pagare le tasse, pagare l'IVA, pagare l'ICI, sostenere lo sforzo collettivo. Noi non abbiamo nessun sconto, ma non abbiamo nessun diritto. Abbiamo tutti i doveri. Questo bisogna dirlo. Sì, ma Bisogna poi dirlo che io penso proprio questo, penso quello che dici tu. D'altro canto, anche a livello comunale, se uno volesse partecipare a degli appalti per l'assegnazione di una casa popolare, come coppia non potrebbe perché come coppia non esiste, non è riconosciuta. Infatti. esattamente. Poi, tra l'altro, io E volevo poi farti una domanda che. ci sono molti ragazzi che subiscono ancora il rigetto delle famiglie che avrebbero bisogno di una casa popolare per poter continuare a avere un'esistenza decente e che sono costretti a dormire dall'uno e dall'altro che lo accoglie e a volte ci sono situazioni drammatiche per via di questa chiusura. Dunque è inaccettabile in tutti i modi. Molti dicono che quando si parla di famiglie omosessuali ti senti dire sì, ma la famiglia è una sola. Tu cosa Io sono rispondi? Sì. d'accordo, sono Sono d'accordo assolutamente anch'io. d'accordo. La famiglia è una sola, la famiglia è famiglia. Difatti, non mi piace l'espressione famiglia omosessuale perché una famiglia non è omosessuale, non ha senso. Una famiglia è una famiglia, una famiglia è composta di persone. Alcune di queste persone possono essere omosessuali, ma questo non trasforma la famiglia in una famiglia omosessuali. Perché se tu ci pensi un attimo, questa espressione non ha senso. Cioè, una famiglia è una famiglia, è una famiglia. Cioè, una famiglia è composta da persone che in qualche modo si aiutano, si trasmettono affetto, aiuto reciproco e cercano di, come dire, Io fanno credo che basti la parola, una famiglia è formata da amore. persone che si amano, sì, Che si persone che si amano, amano. che si Poi amano, si se c'è aiutano e famiglia. si sostengono, ecco la vicenda. E Esatto. questo qualsiasi famiglia è costituita, che sia costituita da due, tre, quattro, che ci siano dei figli o non ci siano,
Una famiglia è una famiglia, è una persona che in qualche modo promette di aiutarsi sul percorso della vita e di fare un pezzo di vita insieme. A volte può durare tutta la vita, a volte può durare un momento, corto, lungo, medio, nessuno lo sa. Quando uno costituisce una famiglia può promettere sull'istante, non può promettere fra 100 anni. Però in quell'istante in cui questa famiglia esiste, è una famiglia e va rispettata e tutelata per l'impegno che ogni membro si è preso o per la responsabilità che ogni membro si è assunto verso gli altri membri della famiglia. Giuseppina, a questo punto il nostro tempo è quasi terminato. Io però voglio dire ai nostri amici web ascoltatori dove vi possono trovare e quali sono i prossimi appuntamenti per quanto riguarda Famiglia Arcobaleno. Dove vi possono rintracciare se vogliono rivolgersi a voi? Allora, sul web abbiamo un sito www.famigliaarcobaleno.org. Lì troverete tutti i contatti. Abbiamo dei gruppi regionali, Sicilia, Sud, Centro, Firenze, la Toscana e l'Umbria, l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Nord-Est. Siamo sparsi in tutta Italia, perfetto. Siamo sparsi, cioè abbiamo questi gruppi in tutta Italia ormai, ci sono dei referenti per ogni gruppo pronti ad accogliervi, a sentirvi e ascoltare, c'è un numero telefonico se avete bisogno di un ascolto immediato. C'è una mail se volete diventare soci e partecipare ai nostri incontri. E infine, per quanto riguarda gli appuntamenti, ne abbiamo uno proprio domenica 20 maggio, un appuntamento molto importante per noi di Famiglia Arcobaleno in 9 città italiane. Troverete tutto sul sito, ci sarà una manifestazione chiamata Tutti uguali, tutti diversi, insieme con Lega Ambiente. Rifletteremo tutta la giornata di domenica a che cos'è la diversità nella natura, che cos'è la diversità nell'organizzazione sociale e come queste diversità sono un arricchimento per tutta la società. Noi qui a Sud ci vediamo ad Avellino domenica, a Palermo poi, e Roma, Firenze, Ravenna, Milano, Torino, Genova e Venezia. Perfetto Giuseppina, ti ringraziamo ancora, ringraziamo Giuseppina Ladelfa, presidente dell'associazione Famiglia Arcobaleno, grazie ancora Giuseppina e speriamo di risentirti presto. Io do la regia di nuovo a Donato e vi ringrazio ancora per averci seguito. Grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie.